Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly, o è che Carly, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. La volta scorsa finalmente siamo riusciti ad andare a sconfiggere il drago dopo tanta ansia. Però ce l'abbiamo fatta. Infatti è per questo che ho anche tantissimi livelli e non so dove spenderli esattamente. Cioè, davvero io non so cosa farci con tutti questi livelli, ma troverò qualcosa, sicuramente un modo per usarli lo trovo. Siccome molti di voi nei commenti mi avete detto che ho lasciato l'uovo del drago, che io pensavo fosse sparito, ma mi avete detto che praticamente da un punto si trasferisce in un altro appena lo tocchi, pensavo di andarlo a riprendere e di costruire un altare per l'uovo del drago. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare nel punto in cui abbiamo ucciso il drago nella stronghold, che fortunatamente io non ho bisogno di usare gli occhi perché tanto ho preso giù le coordinate, ma non so se funzionano comunque gli occhi anche dopo che hai distrutto il drago. Quindi vado dritta dove so che devo andare. Che paura il cane. E devo portarmi con me anche la barca, me la scordo sempre. Qualcuno di voi mi sa dire nei commenti cosa ci si può fare con l'uovo di drago? Perché mi piacerebbe magari, non so se solamente a scopo decorativo, fatemelo sapere nei commenti. Perché mi piacerebbe costruire un altarino per l'uovo. Però poi non so se si possono fare anche altre cose. Poi appena ricapito in miniera dovrei passare a prendere un po' di smeraldi, se li trovo ovviamente. Perché mi servirebbero altri di ripristino. Che li ho finiti, e siccome li fa pagare tipo 16 smeraldi, una cosa del genere, un prezzo esagerato, e io li ho praticamente finiti, non ne ho più, a forza di shoppare da quel tizio, mi piacerebbe tornare in miniera e prenderne altri. Ok, questo era il primo tratto di mare che avevamo davanti, adesso ne devo superare un altro. Ragazzi, in base alle coordinate dovremmo esserci quasi. Ecco! Ok, qua c'è la mia barca. Ok, lì sotto dovrebbe esserci il coso che avevo fatto di cobblestone, una roba oscena. Ok, andiamo subito, un bel tuffo. Che poi, sapete cosa ho pensato? Che io, tutto ciò che c'è attorno alla stronghold, quindi tutte le ceste, cose del genere, io non ho visitato un bel niente. Quindi ci sono anche tutte le ceste ancora da guardare, da scoprire. Ok, era dritto per di qua, ed eccoci. Ok, siamo arrivati. Quindi se siete d'accordo io farei prima di andare alla stronghold, farei prima un passaggio dalle ceste a vedere... No, noi siamo arrivati... No, non mi ricordo. Ok, sicuramente dovevo scendere, esatto. Ok, mi devo fare un bel giro a prendere tutte le ceste che ci sono. Qua non c'è nessuno, strano. Wow, una mela, ora sì che ci siamo. So ci fossero delle meraviglie. Vabbè, lì uno scheletro. You show. E giustamente, cosa credete? Che io abbia preso tutto? Ovvio che no. Non ho preso le torce. E infatti non ho nulla. Oh. Ciao anche a voi. Dammi la larga. Dov'è? Ah, ma sei qua, non ti avevo visto. Ok, proviamo a vedere giù per... Ah, qua c'è un'altra porta. Non c'era nulla, perfetto. Dovremmo andare a vedere giù per di qua. Ah, le apro tutte le porte, adesso voglio vedere se... Oh, che paura, voglio vedere se non trovo ben qualcosa. Ah, vai via. Ok, lì c'è una cesta. Libri. Ok, li prendo perché tanto... Qua sopra invece c'è una libreria. È tipo quella... Esatto, è lei, la libreria gigante. Ma io così quasi rapinerei tutto qua, ragazzi. Questa mi sembra nuova, ancora non ci siamo stati. No, infatti c'è... Due ceste addirittura. Mela. Perla. Ok, cose in ferro, buono. Anche se non me ne faccio molto, però buono. A proposito, prima stavo guardando la... La nostra farm di ferro e va a gonfie vele. Ho fatto tipo una decina di stacche di ferro. È fantastica. Oh no, povero piccolo scheletro, tu sei qua dentro. No, vieni qua fuori. Non temere. Ma cosa stavo guardando? Ammirava il vuoto. Oddio, sono tutti qua sotto. Non vi avevo visti, amici. Togliamo via questo spawner. Ok, ferro, vabbè, ma il ferro lo posso anche lasciare qua. Semi di barbabietola. Non c'è nulla qua che mi possa interessare. Qui prendo il CD e la targhetta. Ecco, le targhette adesso mi servono. Qua?
Un altro spawner, interessante, non c'è nessuno. Allora, semi di anguria, no, anche qua ho tutto. Targhette, assolutamente sì, utilissime. Oddio, ragazzi, che cos'è? Ma raga, che fighissimo, cos'è sto posto? No, vi prego, voglio quel fiore. Deve essere mio a tutti i costi, è fighissimo. Dammi! Guarda qua quanto è figo, tutto illuminato così. Secondo me con un tocco di velluto... Oddio, che paura, pensavo di morirci per sempre. Dicevo, secondo me con un tocco di velluto riesco a prenderlo quel fiore? Ma è bellissimo, oddio. Sì che l'ho preso, che bello! Fiore sporifero. Però credo di poterlo appendere solo nel soffitto. Beh, dopo aver scoperto questa caverna gigantesca... diamanti! Vado subito a prenderli. Direi che possiamo andare nella Stronghold adesso. Siamo pronti a ritornarci dentro? Io no, però lo facciamo! Ok. Il drago non c'è più, non c'è nulla di cui avere paura. Nulla. Gli Enderman sono deboli. Allora, andiamo subito a vedere se è vero la cosa che mi avete detto dell'uovo che si despawna e spawna da un'altra parte. Oh, è lì! È qua! Era più semplice del previsto. Ah. Ok. Allora, io non lo devo toccare, giusto? Però... ho bisogno di una torcia che adesso prenderò da qua. Dammi. Ok, perfetto. E adesso, da quello che ho capito, io la torcia la devo mettere qua sotto. Ok. E adesso, se io tolgo questo pezzo, tecnicamente... esatto! Wow, abbiamo l'uovo! La nuova generazione. No, vabbè. Ok, adesso c'è altro che devo prendere. Cos'è tipo quella roba là? Mi sembra un secondo portale, ma invece non so cosa sia. Beh, allora, finché siamo qua ne approfitto per prendere un po' di sabbia. Questa qua dell'end, che non si chiama la sabbia dell'end, non so come si chiami. Pietra dell'end. Perché mi servirà dopo... Wow, l'Enderman. Mi servirà dopo per fare l'altare che voglio fare. Dove ci metteremo poi l'uovo di drago. Anche perché tanto basta tuffarmi nel portale e sono di nuovo a casa, tecnicamente. Ma secondo voi se butto qualcosa nel portale dopo me lo ritrovo a casa oppure lo perdo? In realtà sì, potrei prenderlo anche un altro pochettino. Ma tanto direi che basta. Non sarà troppo gigante questo altare. Oh! Mi viene davanti, Renderman. Un bel tuffo e si torna a casa. Voilà. Cavolo, avrei dovuto fare la prova di buttarci qualcosa dentro per vedere se poi spawnava da qui. Porca miseria, non ci ho guardato. Dove vogliamo fare questo nuovo altare che ho intenzione di fare? Dove si può fare? Dove si può fare? Lo potremmo fare vicino alla nuova casa che ho fatto, quella lì con la base segreta dentro. Ah, che tra l'altro l'ho conclusa, infatti se vedete ho fatto il tetto, è venuta carina, mi piace molto. Direi che lo possiamo fare qua dietro il portale, voi che dite? Tanto qua c'è abbastanza spazio. Solo una mucca di mezzo, che adesso morirà soffrendo, ecco. Bene. Questo spazio è perfetto. In realtà avevo intenzione di fare una cosa un po' carina usando anche il legno blu. Quasi quasi ci vado adesso, mi libero un attimo l'inventario. Mi sono fatto un attimo dei piedini oro al volo perché me li ero dimenticati a casa. Perfetto. Allora raccogliamo un po' di legname blu. E poi ho bisogno anche di un po' di sabbia degli anime. Beh, direi che così praticamente 3 stack possono bastare. Ok, allora direi che adesso possiamo iniziare a tornare verso la foresta. Wow, verso la foresta rossa. Che mi porta verso il mio portale a casa. Ok, dopo un viaggio immenso iniziamo subito a costruire il nostro altare per l'uovo. Ho intenzione di farlo ovviamente un po' rialzato. Partiamo da qua. Lo facciamo alto di 4. E usiamo questo qua sotto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo alziamo ancora. 3 praticamente gradini. Ne facciamo altri 3 blocchi. 1, 2, 3. Perfetto. Non saprei quanto farla grande questa piattaforma. O facciamo un semplice 4x4. Andiamo 1, 2, 3, 4. Quindi qua rigor di logico 1, 2, 3, 4. 4 e 1, 2, 3, 4. Perfetto. Adesso andiamo a mettere le scale anche qua. Ragazzi, questo qua è il risultato finale dell'altare.
Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso andiamo subito a posizionare l'uovo, sperando che si possa mettere qua. E voilà! L'altare con l'uovo di drago è stato fatto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Anche se, devo dire, la posizione non so se ancora mi convince molto, ma cercherò di sistemare tutto qua e posizionare qualche altro materiale. Da Carly è tutto, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!